delitto mafioso Giovanni Brusca, dopo 25 anni di carcere. Sì. Siccome, intanto per lei, i pentiti sono fondamentali nella lotta contro l'andrangheta, però gli avvocati difensori mettono molto in discussione la credibilità dei pentiti. Lei come fa a fidarsi dei suoi pentiti, uno, e che cosa pensa di tutta questa indignazione che abbiamo letto, sentito io, su Brusca? Prima di andare a interrogare un aspirante collaboratore di giustizia, studio. Leggo la sua storia criminale, quella dei suoi amici e quella dei suoi nemici. Questa stessa cosa gliela faccio fare ai miei sostituti. Infatti io oggi ho messo il sigillo su un capo crimine e gli ho detto che non è attendibile. Perché io l'ho fatto interrogare per sei giorni. Quindi... Al settimo giorno sono andato io, gli ho fatto un interrogatorio come si deve fare, come si fa... È crollato in contraddizioni, io ho detto io il programma di protezione non glielo firmo e quindi lei non è più. Lei può tornare al 41 bis. Ma se come Brusca ha dei riscontri che funzionano, deve essere liberato. Ma certo, Brusca, lì la legge sui collaboratori di giustizia non prevede il pentimento. La legge dice tu devi dire tutto quello di cui sei a conoscenza di rilevanza penale. Cioè non è un fatto non morale. Non va cambiata quella legge. No, non è un fatto morale. Se uno dice due terzi e un terzo se lo tiene... Io non gli firmo il programma. Questo mi è successo. Il programma di protezione. Io il programma di protezione non lo firmo. Tu devi dire tutta la messa. Tre quarti della... se lei è credente, va a messa. Se lei vede tre quarti... Se ascolta tre quarti della messa, non vale la messa. La deve ascoltare tutta. Stessa cosa, se tu vuoi il programma di protezione... firmato da Gratteri deve dire tutta la messa. Io ti metto nelle condizioni di dire la messa perché conoscendo la storia dell'andrangheta sono in grado di capire, di sapere quello che sta dicendo e quello che sta nascondendo. Lei è credente, quindi sì. Lei è credente e il suo pentito sono nipoti di due preti. Nipote di due preti, il suo pentito che non è credibile si chiama Nicolino Grande Acri, vero? Non abbiamo mai detto il nome. Doveva parlare di 100 omicidi. Ecco, e alla fine... Cioè, magari qualche altro sarebbe accontentato anche di 80 omicidi. A me non interessa, se tu non mi dici una cosa fondamentale, io non ti faccio provare. A me non interessa scoprire 100 omicidi, 80 omicidi. Qua non siamo a Cottimo. Qua dobbiamo osservare le leggi, noi dobbiamo lavorare col codice in mano. Senta, dottor Gratteri.